Sorry, Sora. The Waking is in another castle. The Waking is in another castle. The Waking is in another castle, Sora. The Waking is in another castle. Mike Wazowski is in another castle. The Power of Waking is in another castle. What? I knew it. The Power of Waking is in another castle, boy. Sora, you spent 30 hours messing around in Disney Worlds, and the Power of Waking was in another castle, right? Well, you was the castle. Funny, isn't it? Sorry. I hate you, Square Enix. Eh sì, alla fine tutte le attività svolte nei mondi Disney erano robe da fare perché erano da fare. Tutti i mondi Disney erano da giocare solo perché erano da giocare, perché glieli avevano messi e te li dovevano fare vedere. Non c'è veramente quasi nulla di importante, di rilevante nella trama di quanto fatto in passato rispetto a quello che avviene nelle ultime parti finali, a partire da quando si trova Aqua. E questo secondo me è molto molto deludente. L'obiettivo di Xehanort era diffondere 13 oscurità con 7 luci, facendole scontrare per creare il Keyblade, quello originale, definitivo. Ma questa cosa sarebbe potuta tranquillamente avvenire durante il corso della storia, nei vari mondi Disney. Avreste potuto fare affrontare a Sora e ad altri compagni che comparivano ogni tanto, diciamo, alcuni dei nemici che invece sono apparsi tutti in una volta al cimitero dei Keyblade. E per carità, la super battaglia finale piena di boss fight è abbastanza apprezzabile, però devi comunque sospendere l'incredulità, perché ogni volta che uno dell'organizzazione viene eliminato tutto si ferma, c'è il tempo di ascoltare le sue ultime parole, poi la battaglia continua come se niente fosse. Insomma, non è esattamente il massimo a livello, diciamo, registico tutto ciò. Se invece avessero fatto affrontare alcuni nemici volta per volta, si sarebbe sentito maggiormente il senso di progresso, ci sarebbe stata la sensazione di avere un vero rivale, un vero pericolo costante, piuttosto che avere questi tizi dell'organizzazione che spuntavano, fingevano di dover fare qualcosa quando in realtà non avevano nulla da fare. Ho completato il gioco al 100%, platinato. Prima cosa, ho finito con le robe gammi gammi. Poi ho finito il gioco. Poi ho completato i Battle Gate e fatto tutte le ultime attività, tutti i minigiochi con i punteggi più elevati che riuscissi a raggiungere in assoluto, ma senza esagerare troppo. E non mi è rimasto assolutamente nulla. Ho fatto anche cose che non erano necessarie per il platino, ma devo dire che tutto sommato sono stato abbastanza soddisfatto, anche se la verità è che la maggior parte delle attività non sono state poi così divertenti. Nel gioco non c'è una vera sfida, e il fatto che appunto le boss battle sono solo nella parte finale non ti permette di godere veramente del battle system, che se approfondito avrebbe potuto dare appunto molto molto di più. Alla fine lo puoi mettere alla prova il battle system soltanto nel combattimento segreto contro Nero Inferno e basta. L'unica boss battle seria che puoi ripetere, perché tutte le altre scompaiono. Questa modalità critica verrà aggiunta più avanti. Spero che non sarà a pagamento. Spero che ci sarà anche qualche boss rush o roba del genere, perché credo che il gioco ne abbia bisogno. Credo che abbia bisogno di essere valorizzato appunto questo gameplay. Se queste cose fossero state implementate al lancio, probabilmente la mia recensione, che ha raggiunto 7.2, sarebbe stata anche di 8.5, perché poter approfondire e godere meglio del gameplay avrebbe arricchito molto l'esperienza, avrebbe limato molti dei difetti, dei problemi che ha Kingdom Hearts 3. E quindi non ho troppo altro da dire. Alla fine Anthem stava cercando non Namin, avevo capito male, bensì un altro personaggio che appare nei dettagli segreti, nei dossier segreti. Questo personaggio si pensa possa essere Strelizia o Ava dal passato. Se volete degli approfondimenti, guardate il mio video su tutti i segreti di Kingdom Hearts 3. Poi Shion compare a caso e nessuno si ricorda che c'era una Shion anche dentro Sora. E Kairi scompare, ma non abbiamo idea di come Sora abbia fatto a ritrovarla
però scomparendo lui al suo posto. Il finale finale mi ha emozionato tantissimo. Ci ho fatto, è stato uno dei primi montaggi che ho fatto in cui parlavo delle parti finali del gioco, e devo dire che tipo per le prime 3 o 4 volte che l'ho visto ho pianto o mi veniva da piangere, quindi non posso non ammettere che è stato bello, ne sono molto soddisfatto, è stato anche abbastanza coraggioso. Tutto va bene, tutto va troppo bene, almeno abbiamo qualche mini perdita, anche se non è una vera perdita, perché nei finali segreti vediamo poi che fine effettivamente ha fatto Sora. Questa è la cosa più interessante ed è l'ultima cosa di cui voglio parlare. In tutto ciò, in tutta questa storia, in tutta la storia di Square Enix, abbiamo avuto tutte queste, diciamo, difficoltà ai recenti Final Fantasy, ai recenti titoli importanti. E il fatto che Nomura si prenda la libertà di mostrare quello che è palesemente un personaggio, è un set, diciamo un settaggio di mondo ispirato all'originale Final Fantasy Versus 13, mi fa pensare che forse sotto Disney Nomura abbia in realtà ben più libertà di quanto ne abbia sotto Square Enix. Però chissà, magari Square Enix stessa ha accettato di permettere a Nomura di fare questo gioco, di creare questi personaggi che probabilmente saranno in Kingdom Hearts Reconnect e che forse daranno vita alla storia originale di Final Fantasy Versus 13. Cioè, Kingdom Hearts Reconnect, o comunque lo spin-off, qualsiasi sia il nome che avrà, potrebbe essere quello che non è riuscito a essere Final Fantasy 15. Potrebbe essere una storia veramente interessante, veramente Final Fantasy, curata, con all'interno in più Sora, che più che essere un protagonista potrebbe fare da sfondo. Nel mio video sui segreti teorizzavo che potessero esserci due personaggi, ovvero Riku come personaggio principale che deve trovare Sora e poi Sora. Ma adesso pensandoci bene, potrebbe esserci ben tre personaggi, ovvero Riku, Sora e Yosora. E appunto forse i nemici potrebbero essere sia quelli del mondo di Yosora, ma in parte chissà magari anche quelli del Maestro dei Maestri. Magari proprio il Maestro dei Maestri in realtà è stato in questo mondo tutto questo tempo, e Yosora potrebbe diventare un nuovo personaggio importante per la saga. Chi lo sa, io sinceramente lo spero. Potremmo finalmente rivedere qualcosa di Final Fantasy in Kingdom Hearts, visto che nel 3 era scomparso, Final Fantasy non esisteva, era soltanto un fantasma, un qualcosa che a malapena si sentiva nell'aria. E insomma, questi sono i miei pensieri proprio finali a questo punto, anche a freddo, su Kingdom Hearts 3. Vi lascio in descrizione video che credo dovreste assolutamente guardare se avete seguito questa mia serie, perché questo video è molto corto rispetto agli altri. Potrete integrare tutte le informazioni che ho raccolto, tutte le mie opinioni, guardando la recensione, il video su tutti i segreti finali, probabilmente il più completo che abbiamo in Italia attualmente, e anche mondiale, è la verità, così come i video che ho fatto su Detroit, così come video anche su altre serie, le video su tutta la storia di Dark Souls, che per quanto breve va, diciamo, a cogliere nel punto, nelle cose più importanti, e delinea una trama ben precisa su Dark Souls. E se non è già arrivato, ho intenzione di portare una serie su Deltarune in cui analizzerò tutto Deltarune in maniera estremamente precisa, con tutti i segreti, con tutte, insomma, le analisi del caso. Ho veramente concluso. Ripeto ulteriormente, date un'occhiata in descrizione o nei commenti, perché lascerò dei link che dovete assolutamente aprire, quei video ve li dovete guardare. Ci sentiamo comunque nei commenti anche per due chiacchiere su qualsiasi pensiero. Grazie a tutti per avermi seguito fin qui, e ai prossimi video. Saluti da NoJake.